Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Quest'oggi vi porto un glitch dei soldi, l'ennesimo glitch dei soldi. Qualcuno starà vedendo il video e dirà: questo l'abbiamo già visto. Diciamo che in parte sì, però siccome hanno fissato ragazzi, hanno fissato l'ultimo pezzo. In pratica, quando noi usciamo dal garage, la macchina scompare e io insieme ad amici abbiamo trovato una soluzione con la collaborazione, perché senza il loro aiuto non avrei potuto fare da solo. E quindi quelli che state vedendo in fondo sono le di fondo, diciamo, sono le immagini del video in precedenza che lascerò in descrizione comunque, ma ve lo rispiegherò comunque. Per fare questo glitch servono un garage con 9 rebel e la macchina che vogliamo duplicare, un amico alla scuola di volo e un amico che ci darà una mano fuori dal garage, altrimenti senza il terzo amico non si potrà fare questo glitch. Una volta distrutta la carry rebel, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Non la carry rebel, scusate, il furgoncino. Cosa dobbiamo fare? Chiamate la carry rebel. Una volta che avete preso la carry rebel, la mettete nel garage e la sostituite con il furgoncino che avete appena distrutto. Il furgoncino che, se andate a vendere uno dietro l'altro, vi dà 700.000. Comunque potete sostituirlo anche con le LG, tanto il bypass c'è lo stesso, perché per le auto lowrider c'è comunque il bypass. Una volta sostituito con il furgoncino, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un'auto di strada. Presa e rubata un'auto di strada, ci andiamo ad avvicinare al garage, come nel glitch in precedenza. Comunque vi ho già detto, lascerò nel video anche diciamo, un contatto dove potrete cliccare e vi porterà all'altro video. Vi avvicinate al garage, rimanete con la scritta garage pieno. Questa scritta deve comparire. Dopodiché, che cosa fate, ragazzi? Niente di più semplice: andate in party. Una volta andati in party, e vi unite all'amico che è nella scuola di volo, ovviamente. Una volta uniti all'amico alla scuola di volo, accelerate verso l'entrata del garage. Vi comparirà il garage pieno. Ricordatevi, se avete una buona connessione, di far, diciamo, o laggare la connessione con Xlag oppure mettere roba a scaricare. Comunque sia, una volta che avete la scritta garage pieno, aspettate una decina di secondi e confermate tutti i messaggi che vi darà, ragazzi. Dovete confermare tutti i messaggi. Vi riporterà in sessione, perché giustamente è dov'è il vostro amico, non vi potrete mai unire perché è un'attività da fare da soli, quindi ritornerete in sessione. Cosa dovete fare? Chiamate l'assicurazione con la Morse Mutual, richiedete il furgone e andate nel menu Start Online, create da Rockstar Missioni e prendete una missione alla cazzo de cane, quello che prepara a voi, per farvi tornare indietro la macchina dall'assicurazione. Una volta dentro la missione, uscite dalla missione e prendete il furgoncino e lo andate a mettere nel garage. Nel garage, entrate senza spingere niente, perché altrimenti annullerete il glitch. E qui, una volta messo nel garage, fino a qui il glitch è lo stesso. Adesso andremo a vedere che l'auto in mappa c'è, ragazzi, in mappa c'è, però se noi usciamo dal garage non la vedremo più in mappa, non ci sarà più, scomparirà. Nel glitch in precedenza, diciamo, l'auto c'era, ma potevamo comunque metterci sopra. Allora, questo è il passaggio che deve fare il vostro amico fuori. Salvo adesso sta facendo quello che ho appena fatto io, che sono entrato dentro in pratica e ho sostituito il veicolo. Allora, cosa succede? Allora, se voi rimanete dentro, il vostro amico che è fuori, il terzo amico che vi dovrà dare una mano, lui riuscirà comunque a vedere la macchina invisibile, a sapere dove sta la macchina invisibile, perché rimarrà in pratica dov'è appena entrato. Allora, cosa dovrà fare il vostro amico? Dovrà prendere un Insurgent, innanzitutto incollare un paio di
dei bombetti, almeno così si rende conto dove sta il veicolo. Poi dovrà prendere un insurgent e portare questo veicolo in un punto più largo. Ragazzi, purtroppo per questo glitch serve di nuovo il cargo bob. Io sono riuscito a renderlo di nuovo utilizzabile, ma solo in questa maniera. Ricordate, quello che è dentro al garage, cioè quello che ha fatto il glitch, non deve uscire assolutamente dal garage, perché altrimenti il veicolo fuori sparirà, anche se noi ci saremo seduti sopra in piedi, comunque sia sparirà, quindi non c'è maniera di farlo rimanere fuori. Lo vedrà in mappa solo per pochi secondi, ma poi come uscirà fuori il veicolo sparirà. Quindi finché lui rimarrà in garage, il veicolo sarà in mappa, lui continuerà a vederlo in mappa. Una volta fatto questo, che avete spostato il veicolo in un punto più largo, basterà agganciarlo con il cargo bob, ragazzi. Quindi comunque il cargo bob lo trovate, chi ce l'ha comprato bene, chi non ce l'ha comprato, o all'aeroporto di Trevor oppure nei vari eliporti. E andiamo al resto del glitch. Insomma, una volta preso il cargo bob, agganciamo il veicolo, che tornerà di nuovo visibile. Adesso vi faccio vedere, diciamo che sono diventato un poco più bravino col cargo bob, ragazzi, ma poco però, poca roba, senza fare casini, senza fare cose. Quindi eccolo qui il veicolo. Una volta agganciato lo lasciamo immediatamente, perché non serve più che lo portiamo a spasso, perché altrimenti rischieremo di distruggerlo e dovremo ricominciare tutto il glitch da capo. Cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra insurgent, o una macchina a cazzo, una qualunque, però io ho l'insurgent, lo faccio con l'insurgent. Prendiamo la nostra insurgent e la mettiamo a un lato del veicolo, e poi prendiamo un altro veicolo. Io ho qui pronta l'ambulanza, perché lo stavamo provando varie soluzioni per poter fare questo glitch, e questa è l'unica maniera ancora per poter fare questo glitch. Altre maniere non ci sono, ragazzi. Io ci sono stato mezza nottata, poi questa mattina pure, a provare, e questa è l'unica maniera possibile per poter fare questo glitch. Però vale la pena, perché se il furgone lo modificate benissimo, vale 700.000. poi quando il vostro amico in pratica è uscito, che quello che ha fatto il glitch è uscito dal garage, dovrà andare davanti al furgone come ha fatto Salvo, premere triangolo e salirà automaticamente nel veicolo. Niente di più semplice, ragazzi. Questo è il glitch rimodificato, rivisto. Un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.